Sì, quelle di Atti 15 sono delle regole stabilite in un famoso concilio tenutosi a Gerusalemme dagli apostoli per decidere cosa bisognava fare dei popoli, diciamo, stranieri che si convertivano alla fede in Gesù. Siccome aderire alla fede in Gesù significava avvicinarsi all'ebraismo, secondo l'ebraismo, diciamo che la carne non dissanguata e il sangue non potevano essere utilizzati come fonte di alimentazione. Questo perché erano pratiche tipicamente pagane. Infatti alcuni rituali pagani prevedono che il sangue venga bevuto da una coppa e che la carne, diciamo, sacrificale di un animale non veniva dissanguata, perché mangiare, ingerire il sangue di un animale significava assorbire le sue vitalità. E non a caso la scrittura dice che la vita della carne è nel sangue, quindi di conseguenza il sangue rappresenta la vita dell'essere vivente e questa vita non può essere usata come fonte di alimentazione. E a questo si riferisce, diciamo, il Concilio di Gerusalemme in Atti 15, è semplicemente un divieto alimentare, un'astensione dal mangiare determinate cose perché chi veniva dal mondo pagano per aggregarsi alla fede in Gesù non doveva più praticare quelle cose che vengono inserite nelle cosiddette leggi noachidi. Poi alcuni affermano che questa astensione dal sangue si riferisca di fatto anche alla trasfusione di sangue, cosa assolutamente falsa. La trasfusione di sangue era già nota fin dagli antichi Egizi, loro stessi la praticavano. E quindi se ci fosse stata un'astensione, anche un divieto dalla trasfusione, sicuramente gli ebrei lo avrebbero messo per iscritto nel Nuovo Testamento. Oltretutto, visto che la Bibbia dice che in Giovanni 15:13 nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici, allora se noi il concetto di vita lo associamo a quello che avevano gli ebrei come tale concetto, che la vita della carne è nel sangue, dare la vita per gli altri significa essere disposti a morire per gli altri, come ha fatto Gesù, e anche, perché no, dare il proprio sangue in termini di trasfusione per permettere a una persona di dargli di vivere o comunque di non fargli interrompere la vita. Quindi, secondo me, è un atto criminale impedire a una persona di ricevere del sangue a livello di trasfusione. Il comandamento biblico degli Atti 15 è semplicemente un'astensione a una pratica alimentare che gli ebrei e i credenti in Gesù non dovevano assolutamente considerare.